Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci e dallo chef Alessandro Bandoni. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Oh, allora amici, amiche, lo sapete, il sabato lo chef a Bandoni, Bando guarda di qua, guarda la regia, lo vedi? Okay. Lo chef ci racconta una ricetta, che cosa ci fai stamani? Il soda bread, cioè il pane alla soda, il tipico pane inglese, il pane veloce. Quello che se non abbiamo pane in casa, in nemmeno 20 minuti lo possiamo fare. Ok, quindi un pane facile da fare. Vediamo gli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di 400 g di farina bianca, 200 g di farina integrale, di mezzo litro di latte, temperatura ambiente, non freddo. Ok. 4 cucchiai di succo di limone, sale e ovviamente un cucchiaio di bicarbonato e calcolate anche un pochino di olio. Quanto okay, basta? Vabbè, una roba semplice comunque. Esatto. Cosa facciamo? Mescoliamo le farine, il sale e da parte mettiamo il latte con i 4 cucchiai di succo di limone. Ragazzi, facciamo passare. Ha dormito poco Bandoni, si vede che stamani è un poco reattivo, va bene. Facciamo passare un quarto d'ora perché il latte andrà quasi a cagliarsi. Quindi come quando il latte è andato e quindi impazzisce. Okay, va bene. Poi cosa facciamo? Lo addizioniamo alle farine. Aggiungiamo il sale, un po' di olio che ci aiuterà a staccarci dalle mani l'impasto e a impastare, e solamente alla fine il cucchiaio di bicarbonato. Impastiamo il nostro pane, gli diamo la forma, lo mettiamo nella teglia. Nemmeno 5 minuti che lo lasciamo lì nella teglia, forno caldo a 250 gradi, lo inforniamo. Dopo 10 minuti abbassiamo a 200 gradi, dopo 10 minuti ulteriori a 150, ulteriori 10 minuti, stop, pronto, completo. Poi lo mettete a zero ed è finito. Lo lasciamo raffreddare, non lo mangiamo sì, caldo. Ricordatevi una cosa, che questo è un pane che... Ale, guarda, e deve capirlo, perché io ho le lucine che si accendono, ragazzi. Ragazzi, cioè... No, è un pane che va fatto, mangiato, al massimo può arrivare alla sera. Al giorno dopo non ci arriva, appunto perché è il bicarbonato che gli va, dà il gonfiore, e poi però... ce lo fa diventare duro. Ok, si sono svenuti intanto quelli in macchina perché la botta amplificata, vabbè. Sono le cose che succedono ogni sabato mattina qua su Radio Nostalgia. Bandoni, la ringrazio. Grazie a te. La trovano al ristorante questo weekend? Non lo so, io metto le mani avanti. Weekend mi trovate, sì. 0585 630508. Mi raccomando, prenotate e portatevi il Green Pass, altrimenti non si può entrare. Ve lo dico così, noi torniamo martedì. Chi c'è martedì, Ale? Non lo sappiamo ancora. È vero, chiaro. Cosa gliel'ho chiesto a fare? Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.